Il suo nome è febbre di Lassa. Si tratta di una malattia causata da un virus che sta letteralmente mettendo in ginocchio tutto il nostro continente, ossia l'Europa. Ci sarebbero fino ad oggi circa 2 casi accertati nel Regno Unito con la patologia che viene ad essere causata dal virus parente proprio dell'Ebola, un virus vicinissimo, ripeto, all'Ebola. C'è preoccupazione? Bisogna andarsi a preoccupare, bisogna cercare di fare un eventuale papabile vaccino. Sono tante le domande che molti si stanno facendo in queste ore di tempo, sulla base anche di questi primi 2 casi di febbre di Lassa, riscontrati proprio sul Regno Unito. Sono 2 persone che sono state infettate dopo un bel viaggio che c'è stato in Africa occidentale. Una è guarita e sta bene, l'altra invece è ancora ricoverata in ospedale. C'è poi una terza persona che purtroppo ha tutti gli effetti, o meglio tutti i sintomi della patologia ed è ricoverata in una struttura che è proprio specializzata nel trattamento di quelle che sono le malattie tropicali da una parte, ma anche di quelle che sono le malattie infettive dall'altra. Il contagio però ancora non è stato, diciamo così, confermato. Andando a vedere nel dettaglio e servendosi del web come fonte attenta, si legge proprio che la febbre in questione è una malattia emorragica acuta. Può causare emorragie interne a diversi organi, polmoni, fegato, pancreas, milza. E a causare, diciamo così, questa febbre è il virus che appartiene alla stessa medesima famiglia dell'Ebola. È meno contagioso, è meno letale ed è diventato di tipo endemico. La maniera più efficace per prendere il virus sono l'esposizione a cibi e oggetti ricoperti da urina oppure di feci di ratto, topo, oppure infezioni da fluidi corporei. La malattia prende il nome dalla città della Nigeria, in cui nel 69 due infermieri missionarie purtroppo perirono per colpa di quella infezione che purtroppo ebbero a prendersi, che fino a quel momento era del tutto sconosciuta. Il virus ARNA, che è la causa, appartiene alla famiglia degli arenaviridae ed è prevalentemente diffuso in Africa, nel continente nero. I casi di importazione nel resto del mondo sono molto rari, riguardano soprattutto persone molto a rischio, come tutti quelli che sono gli ospiti, operatori sanitari, ma anche i medici. Va bene, quali sono i sintomi? Abbiamo ovviamente la febbre, ovvio. Però sono anche molto variabili: affaticamento, nausea, vomito, mal di testa, diarrea, mal di gola, dolori a livello addominale. Nei casi più gravi si ha edema del volto, del collo, un'insufficienza a livello respiratorio, una encefalopatia, sanguinamento delle mucose, anche ipertensione, innalzamento della pressione sanguigna arteriosa, shock e ipoacusia. Come si cura? Molto semplice, le terapie sono a base di antivirali, farmaci per la pressione sanguigna, oltre ovviamente all'ossigeno. Bene, penso di avervi detto ogni cosa. Vi ringrazio per l'ascolto. Ovviamente non, chi vi parla non è un medico, non sono un dottore, non sono un esperto di malattie infettive. Mi sono servito del web per fornirvi tutte le informazioni che cercate. Da Leandro, narratore italiano, è tutto. Ciao a tutti.